compagnia di Valerio. Ciao. Finalmente sono tornata qua su YouTube. Da quanto tempo che sì, c'è stato il vlog lunedì. Però il primo video ufficiale in cui vengo, sto qui, parlo della mia postazione. Che bello, raga. Mi siete mancati un sacco. Adesso i video ricominceranno tranquillamente, normalmente. Quindi lunedì, mercoledì e venerdì. Oggi cosa faremo? Allora, come avete visto appunto dal vlog, siamo stati in Svizzera e abbiamo trovato delle caramelite, delle cosine che dici, che cos'è? E quindi mo le assaggeremo. Prima di tutto ho visto queste patatine e ho detto, mie, devono essere mie. E sono nachos viola. Super nachos. Qui c'è scritto blu, però sì, cioè io avendo viola una figura. A me mi pare proprio blu. Cioè, o ieri è finito il toner. Però guardate questa pannocchia viola. Io l'ho presa solo perché sono blu. I nachos sì mi piacciono, ma non sono una top amante, eh. Lo ammetto. Però queste sono viola, quindi vediamo se sono veramente viola. Allora, vai. Riaprili tu e dammi la notizia. Apro io. Voglio la novella. Come sono? Non voglio guardare. Mi hai detto che mi facevi sapere. Come sono? Che cos'è? Questo è marron. Sono di cioccolato. Sembrano uguali. Sono marroni. Questo non è né viola. Blu né viola. Questo è marron. Cioè mi sono incollata questa busta dalla Svizzera fino a Roma. Alaska, ti sembra marron? Alaska, marron. Raga, sono triste. Sa di nachos normale. Sa di nachos bruciato. No, per me è un no. Potevano chiamarle menzogne imbustate. Pancho Villa. Pancho Villa. Authentic Mexican. No, Authentic Mentitor. Sei un mentitore, Pancho Villa. Te le comprai cose messicane in Svizzera. Ho capito, ma il viola non è un'opinione. Adesso prendiamo le caramelle. Non hanno veramente senso queste caramelle, ragazzi. Cioè, nel senso, adesso ve le faccio vedere, ma non lo so, mai viste queste cose. Inizierei da questi. Vai. Che sono, penso, dei marshmallow. Di marshmallow con delle facce. Cioè, cos'è questo della cicogna? Per i bambini. Ci sono gli stickers omaggio. Troppo fortunati. Questo bellissimo ananas. Bello. La casa di SpongeBob. Bello. Che hanno un brufolo in fronte, vedi? C'è un brufolone. Vedi, c'è un brufolone nell'occhio. Gli sta l'occhio dai fora. Io invece mi pio i due fenicotteri innamorati. Perché sono un'inguaribile romanticona. Sì, romanticissima. Questi sono i fenicotteri innamorati. Valerio, se c'è qualcosa da dire, dillo adesso o taci per sempre. Non c'è niente da dire. Assaggiamo. Marshmallow con i zuccherini. Marshmallow con lo zuccherino intorno. Che gli dà quel pizzicorino in più che dici, madonna. Dove sono i miei sticker? Sì, stanno là. Belli. Sono per le unghie, vedi, io metto questo. Sono alla moda, ragazzi. Ragazzi, un po' di sballo qua. I marshmallow, che te devo dire, ragazzi? Normal, insomma, né più nemmeno. Un po' zuccherati. Queste ostie. Sono tipo degli UFO colorati. E mi ricordo che c'hanno pure marron. E io ho detto, non lo voglio marron. E quindi l'ho preso colorato. Allora io voglio uno viola. Ne prendo uno giallo. Ma sono veramente delle. Mi è volato l'uovo. Senti. Sono più messicane queste che le tortillas. Ma sono delle maracas. Ma che cazzo? Io lo mordo. O forse dobbiamo fare l'esplosione di gusto. Ma se dobbiamo fare l'esplosione di gusto. Non capisco. È un'ostia. Con dentro degli zuccherini sour. Senti, adesso voglio aprirlo. È una polverina. Cioè, guardate, c'è una polverina dentro. Aspetta, ci metto la lingua. Beh, dai, in realtà non è così terribile. Secondo me è il mix di sapori. No, ma infatti non è male. Ma secondo me è l'ostia con la polverina che non ci sta bene. È l'ostia. E guardi la tattica migliore come sto facendo io. Secondo me si mangiano così. Sapete che non è niente male. Li promuovi questi UFO? Sì. Io li farei mangiare. La prima volta te li mangi così per la sorpresa. Poi dopo fai come ti pare. Ma ormai non sarà mai più nella vita una sorpresa. Appunto. Dopo te li mangi come le mangiati te. Questo. I rossetton. Io l'ho visto e ho detto, cos'è questo rossetton? Cioè, sono dei. Non lo so, non so descrivere. Guardate che bella questa figura di questo qua con le labron. Questi alla fine hanno delle labbra normali. Questo invece c'è proprio. Le labron. Valeria Marini style. Ci sono le cotolette. Quello che volevo io. Guarda i miei capelli. Guarda, neanche si vedono i miei capelli. Guarda, manca a me se vedono i capelli. Il packaging è così. C'è tipo questo glitterino. Sembra un po' dei Tampax. Questa cosa non mi ispira per niente. Hanno un odore dolcino. Sa di chimico. No, sa di dolcino. Chimico. Sai che faccio io? Secondo me c'è la tattica. Dici? Sì, con le labbra. È un po' duro. Ma con le labbra umide devi farlo. Forse è per farsi lo scrub perché è tipo rugoso. Sa di niente. Si sta solo consumando. Sa di sciapo. Non capisco, non sa di niente, raga, è proprio zero. Poi dobbiamo arderlo.
quel sapore si inizia a sentire un po'. Oh, sta de farinoso. Non lo so, non capisco. È tipo di fragola, però la farina. C'è l'1% di fragola in questo coso. È un rossetto. Mi fa schifo. Mi sarà incastrata una paillette. No, un frammento. Non so. Era più buono il rossetto commestibile che avevo fatto io. Questi irresistibili. Secondo me questo qui è la presa per il culo più grossa. Questi sono i rossetti. No, questi no. sono i rossetti, però a forma di cono. No. Sì, te lo dico io. Limited edition. Sì, sì, sai. Poi c'ho ancora questo io, guarda questo, cioè queste emoji sono veramente pazze. Cioè tipo questo è fuori di testa e con i cuori, con le labbra. Tieni un conino per te. Allora, lo stesso identico odore dei rossetti. Ok, io lo sapevo. Sa del rossetto. Limited è il rossetto. Altro packaging però. Altro packaging, è una truffa. Guarda come mi si abbina con me questo. Io vorrei sapere quale bambino gli piace mangiare sto schifo. Ma poi raga, non sa di niente, non sa. Ma poi un pipì, cioè così. Cioè, come lo mangi, scusa? Pipì. Così. Cioè, un pipino, Ma non sa di niente. Io sto capendo se dentro c'è un altro pezzo. Ma sì, ma. Ma che, come lo mangi? Ok, fuoco. Guarda Valeria, c'è una sorpresa. Ho capito. Ma sono pazzi. C'è pure qua la polverina. C'è una polverina dentro. Abbiamo fatto il check. Cioè questa è l'unione tra il rossetto e l'ostia. No! Ragazzi, però sorpresona, non me l'aspettavo. È la Madonna! Io ho fatto così, ho agganciato il gelato e poi ho tirato coi denti. Vabbè, senti, non devi dare. Assaggialo dal mio, se vuoi. Però è zucchero normale, non è nemmeno sour, cioè. Guarda, l'odore sembra sour. Invece è zucchero normale. Lo so, Alaska, è terribile. È sour, ma poco. Beh, raga, io queste caramelle non le capisco proprio. Guarda, lo metto al contrario per essere un po' alternativa. Vabbè, però devo dire, è stata una sorpresa, non me l'aspettavo. Ho capito. Tu te l'aspettavi? No. È molto interessante, una cagata. Sai tu madre? Sai che casino, infatti, dai ragazzini esplode tutto. Scusa una cosa, ma che si sentì? Sì, si è già provato. Non abbiamo fatto il check. Siamo degli allocchi. Siamo degli allocchi, siamo cascati. L'ultimo dolcino che c'è è questo. Questa è la carta. Questa è la carta da mangiare. Papier à manger più 6 tatu de langue. È il tatu de langue. No, Valerio, tu ti metti questi sulla lingua e ti fanno il tatuaggio. Perché guarda, questo ce l'ha pure questo. Che fai allora? Allora, ci sta la carta che si mangia. E la carta che poi si tatua. Sì. Prendiamo prima la carta normale. E la Madonna, quanto è spessa sta papella. Raga, mangiamo la carta. No, stia un po' fruttata. Fruttata però illusiva. Cioè tu la mangi e dici, oh, è fruttata, e poi sa di ostia. Tipo appena ci appoggi le labbra senti un po' un dolcino e poi non fa un cazzo. Ci metti sopra l'alice. Ci fai gli aperitivi, senti un po' di olio. Cioè è proprio carta. Ovviamente non è carta che si può mangiare. Però non mi va più questo foglio. Sì, infatti. Troppo. Forse quello verde sa di altro. Vabbè, provare, però smezziamocelo. Amaro. Ma questa è carta da culo. Non capisco proprio. Adesso ripeto, non me ne frega più niente di questa roba. Voglio il tatuaggio sulla lingua. Voglio il tatuaggio sulla lingua, quale vuoi? Io questo. Tu quale vuoi? Io voglio like. Come funziona? Sì, guarda. Ah no, ma c'è il piercing. Dove lo faccio? Mettilo, infilzalo col piercing. No. Mi fa il naso. Io sto stressando. Vediamo se è venuto. Vabbè. Tua lingua di Facebook. Spero, rifaccio. Dove? Bellissimo. Ragazzi, guardate il nuovo tatuaggio. Ragazzi, ho culo. Ho ordinato. E poi bello. Oh no, se n'è andato il mio amico. E vabbè, niente, queste erano le caramelle svizzere che abbiamo trovato. Le cazzate. Stranissime, veramente non ho mai visto tipo i fogli che si mangiano e quegli UFO strani, quei gelati con dentro le polverine. Fatemi sapere se conoscerete già queste cara, magari gli svizzeri che mi seguono, che tra l'altro alla street parade ho incontrato un sacco di voi. Infatti ciao a tutti quelli che ho incontrato, tutti ragazzi. Tutti bravi ragazzi. Bravi ragazzi che mi seguono anche dallo Svizzero. Valerio, le tue osservazioni, a me piace questa robaccia. A me sono piaciuti gli UFO, i coni sono una truffa, però i tatuaggi sulla lingua, da paura devo dire, non pensavo. Sapete che materiale è fatto l'inchiostro? Feculé, aromes. E quando niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao.